Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della nostra serie della Pixelmon. Era un po' che lo volevo dire in effetti. Ed eccoci qua, tornati sulla Pixelmon. E solo per questo io direi di mettere un bel pollice in su, finalmente, dopo un mese ragazzi miei. Un po' più di un mese in realtà. Passato un mese e mezzo, facciamo due in realtà. Ed eccoci qui nella Pixelmon, finalmente tornati. Oh, quanto mi mancava questo lag a casa mia, ovviamente, perché c'è sempre lag a casa mia. Allora, non ricordo molto di quello che stavamo facendo nelle ultime puntate, perché in realtà è passato, come ho già detto, tanto tempo. Ricordo solamente che abbiamo fatto, qui sotto, ora tipo faccio vedere, una ferrovia che arrivava fino al centro del posto dei Pokémon. Quindi comunque qualcosa era abbastanza carino, e stavamo expando, se non sbaglio, Bills, che dobbiamo portare al 70, o sbaglio? Sì, comunque sì, anche Bills dobbiamo potenziarlo, visto che comunque ora come ora non dovrebbe esserci più limite di livelli, quindi dovremmo avere tutto abbastanza bene. Ora, come sempre, sta laggando, come sempre sta piovendo, in realtà la pioggia non dovrebbe esserci. Non, mi sa che non ho messo il comando. Non ho messo il comando della pioggia, quindi adesso la leviamo. E vi stavo dicendo, quindi dovremmo andare adesso al centro Pokémon centrale, perché lì dovremmo vendere un po' di materiali, perché come vedete ho scavato parecchio. In realtà avevo già scavato tantissimo e ho un sacco di roba da vendere, perché mi serve un sacco di money, ok? Perché così devo un po' gestire tutte cose. Ho preso un po' di iron che servirà per le ferrovie, come ho già detto, quindi dovremmo un po' metterci a lavorare su questa cosa. Quindi torniamo un attimo al centro insomma del villaggio, e vediamo di vendere tutti i nostri piccoli minerali che abbiamo recuperato qui dentro. Giusto per essere chiari, potrei un po' laggare, diciamo, potrebbe caricarsi un po' in ritardo, ma è normale ragazzi, perché sti due giorni ho un paio di problemi con Fastweb, e potrebbe essere anche possibile che la mia connessione se ne vada, perché tipo viene se ne va. Quindi se non vedete live nei prossimi giorni, il motivo è questo. Oh mio dio, guarda quanto è grande. Guarda quanto è grande quello, il rosso pure. Ok, guarda. A fiducia, Bills fa a caso nostro, ragazzi. Guardate qua. Bam. Ehi, l'ho buttato un po' troppo lontano, Bills. Vieni qua, hit on top. Vediamo se riesco a beccarlo. Perfetto, preso. Bam. Allora, facciamoli un bello psichico e dovremmo shottarlo. No, in realtà non lo... Mi ha fatto parecchio male. Ok, facciamoli... acrobazia, perché lui dovrebbe prendere un sacco di danni di acrobazia. Infatti, ok, giusto. Bam, mi ha dato spell tag, che non so che serve. Full restore, smoke ball, un max revive e anche una moonstone. Però io ho l'inventario pieno, guardate qua. Sono pieno di roba, dove cavolo la metto sta roba? Forse qualcosa riesco a piazzarla. Sì, più o meno, più che altro 1, 2 e 3 li posso anche buttare, perché non c'entra nulla. O comunque li potrei mettere qui nella zona mirali, però in realtà li buttiamo ragazzi. Quindi a fiducia facciamo così, così e così. Mi dispiace picconi miei, ma non si arrivate più, quindi ciao piccone. Eccoci qua, mi era un po' mancato questo posto, devo essere sincero. Però va bene, alla fine siamo tornati, nessun problema. Allora, trafficante di rocce, tu devi comprare un sacco di roba, devi comprare. Infatti ho un sacco di coal, anche un sacco di stones per questo. E oh mio dio, quanto coal c'ho, tipo c'ho... sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Giusto, sono 3, 6, 9... 9 per... sono 18, sono più o meno 20 stack... Ammazza, sono tanta roba. A fiducia direi che abbiamo 1500, che comunque non è male come roba, quindi buono davvero. E volevo comprarmi un paio di cosette, 1500, più che altro cosa era disponibile? La bicicletta era disponibile a 1000 e probabilmente qualche mossa. Ci penseremo, comunque magari me lo dite voi nei commenti, anche se in realtà non so se vi ricordate ciò che c'era in vendita, quindi magari dopo da un'occhiata nella prossima puntata ve lo dico, ok? Facciamo quello che dobbiamo fare in questa puntata, ovvero mettere a cuocere tutto questo ferro. Che ora, pensandoci, questo ferro come lo cuocio se non ho il coal? Sono un po' stupido, dettagli. Meno male che vicino a casa c'è sempre roba buona, quindi va bene così. E recuperiamo questo coal che sta qua. Anche se in realtà non ci arrivo. Vabbè, usiamo la stone che abbiamo qua, poi la ritrasferiamo tutta in cobblestone, perché tanto fa figo la cobblestone. E recuperiamo così un po' di robaccia. Facciamo così almeno cade, senza che devo arrivarci fino lì, che se intanto non ci arriverei mai, vita mia. Perfetto. E con quella bellissima... col bellissimo coal andiamo a cuocere tutto il necessario, ragazzi miei. Ci vorrà un pochetto, ma tanto che se ne frega, noi abbiamo tutto il tempo di questo mondo, credo. Allora, ho già uno stack di rail. Perché? Perché tipo ricordate che avevo trovato la mini
miniera di, cioè miniera abbandonata, in sostanza in italiano dovrebbe essere quella. E quindi ho recuperato un po' di roba. Qui adesso facciamo un po' di stack di questi. Vediamo un po' quanto riusciamo a fare. Riusciamo a farne, la madonna, tantissime ragazzi. Sono più di 100 blocchi. Sono 128 e 64. Facciamo che è arrivata a 4. Sono 256, quindi sono 220, qualcosa del genere. Sì, 220, ok. E wow, è tanta roba davvero. E però non credo che basterà mai. Tipo, saranno blocchi e blocchi ormai da fare. Ora sto facendo anche un po' di gold. Solo che non mi ricordo una cosa. Sotto c'era la redstone, giusto? E io spero davvero di avere redstone. Più che altro ho visto che c'era nella chest qua. Ok, e dovrebbe essere avanzata tipo 7 pezzi, perfetto, quindi un po' di redstone ce l'abbiamo. Al massimo la dobbiamo recuperare, non è un problema. In teoria ho tipo solo 12 pezzi di powered rail, quindi dovrò un po' accontentarmi. Quindi, bene, siamo un po' nella merda in termini di gold. Ci hanno rubato tutto, ragazzi, sono degli stronzi. Ricordate, avevamo tipo immense quantità di gold fatte apposta per fare sta cosa e poi ce l'hanno rubate, stronzi. Forse abbiamo tutto il necessario, in realtà no, non credo proprio. Però vabbè, ci proviamo noi. Allora, in teoria dovrebbe finire qui con questa, ovviamente, perché sapete che tipo si blocca dove c'è una powered rail non attiva. Si blocca, si stanziona. Quindi qua rimarrà. Anzi, più che altro io farei in questo modo. Farei tipo così. Anzi no, più che altro devo girare questa. Aspettate, allora facciamo stone. Non ce l'ho un blocco di stone. Non c'è un blocco di stone. Vabbè, tranquilli, facciamo così. Bam, ce l'abbiamo un blocco di stone. Allora, si fa stone qua. Ok, però in effetti non è stata un'ottima idea, devo essere sincero. Più che altro io dovrò andare ancora più avanti qui per farmi di cocchio. Chiuderla probabilmente. Quindi la chiuderò qui. E magari però ci spostiamo giusto un pochetto. Facciamo che ci allarghiamo un po', perché questo spazio vorrei lasciarlo libero. Perché qui ho tipo uno. In realtà questo è giusto, quindi qui non devo più passare. E vabbè, allora facciamo così. Facciamo, magari ci spostiamo giusto qua di uno. Perfetto, e di qui facciamo uno così ovviamente, e poi la nostra piccola powered rail. Ottimo, e vabbè, bisogna fare un circuito di redstone che permetta di fare tutti questi processi, se avete capito che serviranno. E però la redstone non ce l'ho, quindi per il momento lasciamo questo qua. E questo in teoria dovrebbe dare energia qua, e di qui dovrebbe arrivare energia qui, quindi più o meno dovrebbe andare bene. Ok, ora si conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E poi si va di powered track. Si arriva fino a dove si può arrivare, anche perché ho solo 10 pezzi di rail. Federal rail, e più o meno siamo nemmeno a un quarto di strada. Più che altro abbiamo fatto questa lunga strada, che va bene. Non abbiamo messo redstone torch, però io probabilmente farò così. Anche se, bah sì, per il momento facciamo questi. Poi facciamo un piccolo test ora come ora. E dovrebbe andare piuttosto bene. Di track dovrei avere abbastanza. Quelle in oro invece sicuramente non basteranno. Ma ne sono certissimo, ragazzi, perché non vanno bene. Probabilmente non abbiamo nemmeno redstone torch abbastanza, vero? Ho venduto tutto. Sono stato un po' idiota, dovevo tenere qualcosa. Comunque, dovrebbe funzionare piuttosto bene, almeno in parte, e tutto dovrebbe essere piuttosto giusto. Quindi per il momento direi che abbiamo fatto il nostro lavoro. Ora mettiamo queste track magari nella nostra bag e ce le teniamo per il momento, perché tanto a fin fine poco importa. Ci deve soltanto lasciare questa roba. È vero, potevo vendere anche blue dye, che in realtà è lapislazzuli, mi sono dimenticato, perché era importante da vendere quella roba. E vorrei farmi un po' di ultra ball, perché non ne ho. In realtà sì, dovrei farne tante, ok, però non ho abbastanza roba. Ho soltanto questi e basta. E un po' di stone ovviamente, quindi dovrò farmi un paio di ultra ball, perché nella prossima puntata vorrei andare a catturare qualche altro Pokémon carino. Perché come sapete, se non sbaglio, mancava un po', che in realtà Salamence non dovrebbe essere nel nostro team. Ricordo bene? Sì, Salamence era un in più. Era lui, giusto? Zapdos. No, era Salamence. Sì, Salamence non dovrebbe essere il nostro team. Dobbiamo migliorarlo, dobbiamo buttarlo via. E devo fare sparare ancora lo Swampert, che sta a 53, un po' bassino sinceramente. Quindi, giusto così a caso, direi che possiamo portare a livello alto. Sarebbe un'ottima idea. Ovviamente qui scriviamo un attimo così, posso passare almeno al prossimo coso. E ho un box pieno, non me ne sono manco accorto, ma c'ho un box pieno. Pieno di roba inutile, anche se per questo. Però ok, è pieno di roba interessante. Salamence lo possiamo anche lasciare, tanto non ci serviva, come ho già detto. Ci tocca però trovare un altro Pokémon per sostituirlo. Quindi dovrò rivedermi il mio video per capire qual era il Pokémon che stavo cercando. Che se no non me lo ricordo, tu è sincero.
Facciamo così, io sto un attimo finendo qui di fare le ultime robe. Ah, è vero, devo farmi pure questo. Infatti, tipo, sto martellando le lead e i dischi sotto, così da farmi un paio di ultra ball. Sicuramente non basteranno, quindi dovrò sicuramente andare a raccogliere roba. Sarà pienissimo lì sotto, quindi vado a raccogliere un po' di roba, la cuocio tutta e mi faccio un po' di robaccia, così almeno posso farmi un paio di ultra ball molto scialle. Ok, quelle qua sono queste. Perfetto, ne abbiamo soltanto 11, ne serviranno di più. E quindi per il momento io ragazzi vi saluto, noi ci vediamo domani con una prossima puntata della Pixelmon. Non so se uscirà giornalmente, credo di riuscire a farlo giornalmente, anzi se volete che faccio uscire un episodio giornaliero lasciate un bel pollicione in su e arriviamo a 1000 like, mi raccomando, ci conto che spolliciate così tanto per questa serie che è fantastica. E dovremmo un po' gestircela meglio per quanto riguarda la casa, perché la casa sta diventando un po' bruttina, non mi piace troppo in realtà, devo ancora gestirla meglio, quindi va sicuramente migliorata. Dovremmo iniziare anche la Project Red e tutto ciò che sta attorno, quindi sicuramente va cambiata un pochetto, anche perché poi dovremmo fare ancora la zona più avanti, che è la zona della farm, che ci manca ancora. E non credo, non so se ho comprato la cosa per poter fare la terza struttura oppure no, sapete, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti, che non ricordo tante cose, magari voi che siete in tanti vi ricordate più cose e mi aiutate tantissimo. Quindi io vi saluto, ci vediamo domani con la prossima puntata della Pixelmon. Spero il ritorno sia fantastico, eccezionale anche per voi. E ci vediamo presto con altri episodi e tutt'altra roba. Ricordo che uscirà un altro video alle 18, probabilmente oggi. No, uscirà un altro video alle 20, che è la Ulissecraft. Sì, forse uscirà il video alle 18, che sarà un video di Clash of Clans, ok? In cui farò vedere la War, quindi se volete andate a vedere anche quello. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi e al prossimo video.